Cerro, quel numero 6 Andrea Guaraglia. In una cornice surreale al Nino Ciccione di Imperia va in scena il derby dimezzato fra Imperia e Unione Sanremo, il primo in 82 anni di storia porte semichiuse, il primo con le attuali denominazioni sociali in campionato. Il cross morbido sul secondo palo, svetta Cardini, attenzione a Capra, la rovesciata e la risposta da parte di Trucco, la sua parabola col mancino, la spizzata di D'Alessandro in mezzo all'area, la Sanremese passa in vantaggio al 13° minuto, il corner morbido da parte di Filippo Scalzi e il colpo di testa al centro dell'area, ancora lo scambio Castagna, palla dentro per Prunecchi, intanto sul pallone Moraglia, ultimi scampo di questo primo tempo, la torre di Ambrosini per Prunecchi che sfiora l'Eurogol. Parte in questo momento il secondo tempo col suo incedere a gettare scompiglio sulla destra, ce la fa, arriva sul fondo, il cross in mezzo, attenzione ad Alessandro davanti al portiere e qui Trucco salva la situazione, la punizione di Prunecchi dai 20 metri col sinistro, prova la battuta, c'è il tocco con la mano di D'Alessandro, l'arbitro senza esitazioni indica il dischetto, calcio di rigore a favore dell'Imperia quando siamo giunti all'11° minuto della ripresa. Rincorsa di media gittata, parte Prunecchi, la conclusione col sinistro, fa esplodere il Ciccione, 54° minuto, Imperia che perviene al pari col suo uomo di maggior tasso tecnico. Ancora D'Alessandro, prosegue il gioco, norma del vantaggio, cross in mezzo di Fici, l'incornata di Scalzi che viene murata da Trucco, potenziale almeno Moraglia, Giglio apre splendidamente per Prunecchi, posizione regolare, Prunecchi l'uno contro uno con Geraci, spreca tutto il numero 9 dell'Imperia alzando col piattone sopra la traversa questa ghiotta imbucata da parte del compagno. Finisce però per chiudersi ogni possibilità, salta in maniera scomposta Cardini e attenzione, cartellino rosso ai danni di Andrea Cardini, intervento scomposto ai danni di Ambrosini. Finisce qui dunque la partita del numero 8 della Sanremese, palla lunga in profondità a cercare Dominici, il quale però anticipato, altra gomitata da parte di Fonciok ai danni di Faedo, questa volta l'arbitro soprassiede su ogni cartellino. Dominici contro Raguseo, arriva sul fondo, palla in mezzo, attenzione alla scivolata, il salvataggio sulla linea, una soluzione, si accentra, palla dentro per Capra, attenzione a Capra col sinistro, palla dentro per Rovella che va a segnare il 2-1 a 10 minuti dal termine, fa esplodere lo spicchio di tribuna destinato ai tifosi della Sanremese, il 2-1 di Rovella che spegne l'entusiasmo dei tifosi di casa, esultanza polemica. Fonciocca gira un altro avversario, il cross in mezzo con l'esterno destro è sontuoso, poi la palla fuori per Alberti e ancora lì è la conclusione, ma non c'è più tempo, la Sanremese conquista il secondo derby stagionale 2-1 al Nino Ciccione d'Imperia su un'Imperia volitiva ma un po' spuntata soprattutto nella fase centrale della ripresa. La Sanremese infrange l'imbattibilità casalinga dell'Imperia e vola in testa alla classifica su Magra che comincia a denunciare qualche segno di cedimento.